Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Half-Life. Nell'ultima puntata abbiamo trovato un altro Gargantua. Garghi, a quanto pare, non era l'unico, ma per noi sono tutti Garghi, quindi sono tutti amici. E ci siamo lasciati subito, appena essere arrivati in questa, in questa roba strana che non si capisce bene che cosa sia in realtà, una specie di, deposito liquidi, stoccaggio liquidi, qualcosa. E vi ho detto che qui c'è una cosa molto figa, o meglio, una roba che quando ero piccolo mi lasciò a bocca aperta. Proprio questa sezione qua è stato un qualcosa di incredibile. E il motivo del perché è incredibile riguarda questo macchinario, quindi senza perdere altro tempo. Op, andiamo e ve lo faccio subito vedere se non casco di sotto, perché. Fighissima sta roba. I militari a quanto pare si riparano. Ciao, buona. Si ritirano. Si ritirano e questo povero Cristo, che purtroppo ormai è già morto, gli è appena arrivato l'ordine di ritirarsi. Noi abbiamo questa bellissima mappa tattica. Ui, cos'era? Oh, è arrivato Garghi. Dicevamo, abbiamo questa bellissima mappa tattica, che come potete vedere è una mappa, una visuale dall'alto della zona in cui siamo noi. Noi dovremmo essere esattamente qui. Dove sto, Garghi? Buono, eh? Qui. Noi dovremmo essere sopra sto. Ah, no, 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 no. Siamo qua. Questo è lo schifezzo per terra, giusto? Sì. Perfetto, che ci fa fare il saltone. Noi siamo qui. Ora, noi possiamo usare questa mappa tattica. Vedete, qui sotto ci sono addirittura anche le coordinate, che sinceramente non so se sono funzionali. Vediamo. No, non sono funzionali. Sono lì per bellezza. Però, con questo bellissimo attrezzo, noi possiamo, per esempio, far fare una brutta fine a questo Garghi. L'altezza è più o meno, credo che ci siamo. Credo che ci siamo. Questo è quel barile lì. Lui è un po' più a destra del barile. È qui, è proprio qui nella porta. Quindi un po' più giù dobbiamo andare. Perfetto. Un po' più. Voilà, così. Dovrebbe essere perfetto sul nostro amico Garghi. No! Io in realtà volevo premere il pulsante. Perfetto, questo. Quasi. Ui, 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 ui. Buono lui, buono lui. L'abbiamo preso però. No! No, mi ha visto? Non so se mi ha visto. Penso di sì. Staremo qui sotto. Ciao. Oddio, 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 oddio. Che mi fai qui? Qui non credo possa farmi granché, eh. Quello non ci arriva mai qua. Oddio, oddio, oddio. Quasi però. Dobbiamo attirarlo via di lì. Vieni, vieni. Vieni, Garghino, vieni. Oddio, speriamo di non chiudermi in un vicolo cieco. Vieni, Garghino, vieni. Perfetto. Mi ha fatto malissimo. Noi facciamo un giro da qua. Aia! Aia! Oddio, eccolo, eccolo, eccolo! Opla! Somministrata morfina. Ok, ci ha perso, ci ha perso, ci ha perso. No, manco per idea ci ha perso proprio. Dobbiamo proprio seminarlo. Perché se sale lì sopra e ci bombardiamo lì sopra, ci ammazziamo da soli, cioè non ha senso. Sto coso che mi lancia via, mi spacco le gambe.
Segnalate fratture di minore entità. Rapido, rapido. Ah! Scimoriamo qui, scimoriamo. Oh, se mi frigge di nuovo sono morto. Ok, no, non sono morto. Dai! Non venire qui. Non venire qui. Maledizione. Ma mi sto ammazzando da solo, cioè. Fratture di minore entità. Maledetto Garghi. Ok, perfetto. Via, 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 via. Bravo, stai lì, stai lì, Garghi, stai lì. Stai lì, stai lì, stai lì, stai lì, stai lì. Non tornare di qua. Sì, ci ha visto. Ok, eccolo che viene. Ora dobbiamo semplicemente nasconderci in modo che lui ci perda e si piazzi da una parte che non è lì sopra. Perché lì sopra, se io faccio partire il bombardamento, ovviamente prende anche noi, quindi facciamo una brutta fine. Non sento più il casino, quindi forse... Maledetto... Sto coso... Dai! Che poi non funziona sempre! Ciao, Garghi! Sto coso... Allora... Ma guarda lì! Ma... E mi butta giù. Ok. Facciamo una cosa rapida. Possiamo bombardare lì? Per sfondare la porta? No. Non ci abbiamo preso lì. Ora dovrebbe arrivare Garghi, eh? Un altro posto che potremmo... Vediamo, un pochettino più avanti. Qui, tipo. Eccolo. Ok, qua non ci ha visto. Proviamo ancora oltre. Qui dovremmo beccare quello laggiù. Ok, questa l'abbiamo rotta e anche quello. Magnifico, quindi se trovassimo un modo per passare... ok, ho un'idea. Se spacchiamo questo magari creiamo una specie di ponte. No. Parrebbe di no, riproviamo. Più indietro forse. Qui tipo. Qui è un po' più a sinistra. Oh, troppo. Ok. No. Quell'antenna? Proviamo con quell'antenna. Quale sarà? Vediamo un po'. Questa, ma visto. Veloce. Ora, via. Non ci ho preso. Scendi. Uff. Un po' più a destra. Così. Rotta. Ho preso anche Garghi. Oh, l'ho preso in pieno. Non volendo, ma... Aia, mi devo sempre tritare le gambe su sto coso. L'ho preso in pieno. Allora, facciamo un F6. L'ho preso benissimo. Mi sto ammazzando da solo.
meglio che di prima, molto meglio che di prima e del tutto involontariamente. Ci serve un modo. Allora, perché da qui noi possiamo raggiungere qua, ma non credo di poter camminare nel bordino. No, scivoliamo giù. Quindi serve. Ci serve qualcosa da rompere per fare un ponte e andare lì. Che la cosa migliore sarebbe questo barile, ma. Tra l'altro, guarda quanto glitcha la texture di sto cancello. La cosa migliore sarebbe quello, ma sembra. Madonna, sti cosi. Va, prendo le scale, guarda, prendo le scale. Grazie, ma. No. Ah, maledizione, non posso prendere le scale io. Quelle scale sono per Garghi proprio. Oppla. Guarda qui che salti che si fa a volte. No, no, no. Che odio. Ok. Allora, la cosa più logica è quello. A meno che spacchiamo il muro qui, vediamo se possiamo, perché io non ricordo, non, sul serio, sinceramente, non ricordo come si fa qua, un po' più su, così. Sto andando di nuovo intuito come se lo facessi per la prima volta. No, fa schifo, un po' più qua. Troppo. Accettabile. Magnifico, magnifico. Ecco, questa era la parte che vi dicevo che quando ero un ragazzino di 8, 9 anni avevo io. Questa roba qua mi boh, cioè, ero allibito, cioè, posso chiedere i bombardamenti orbitali con la mappa tattica, ma che, questi non sono bombardamenti orbitali, però, posso richiedere bombardamenti con la mappa tattica, ma che figata è, oddio! Ok, è l'ora di andarcene. Ovviamente non si apre, no, ha senso. Oddio. Credo che mi sposterò. Se avessi guardato su, avrei visto che. Ok. Ok. Aia! Cos'è stato il colpo di grazia? Cioè, cos'è esploso? Dobbiamo trovare un modo per andarcene da qui adesso. Beh, forse possiamo comunque passare attraverso quella porta accovacciati. Sì. Mi servono cure. Ok. Noi lo eravamo già, quindi. Che cosa ho acceso? Oh, non volevo, non volevo, non volevo. Ok, l'ho rotta, l'ho rotta, l'ho rotta. Ti è andata bene. Ti è andata veramente bene. Probabilmente quella mitragliatrice mi sarebbe servita poi, ma. Questo l'accende e la spegne, no? Eh sì. Ok. Presumo che quella mitragliatrice ci sarà. Ci sarebbe stata utile, ma. Salve, buon uomo. Sì, potremmo avere più possibilità se stiamo insieme. Venga, venga. Questi sono tosti. Tutto bene? Sì, tutto bene. Oh! Sparagli, sparagli! No! Oddio! Speriamo che non ci servisse la sua memoria. Oh! Cucù. Non ci prende qui?
Ok. Basta, sono finiti. Sì, quella mitragliatrice ci sarebbe stata molto utile, devo dire. Questo è carico. Oh mio Dio, cos'era questo? Non lo ricordo. F6. Spappola. No, si spappola lui. Via, via. Non li riesco a prendere. Ok, per fortuna non sono veloci. Ok, dopo un po' muoiono. Avevamo parlato dei Vortigaunt. Avevamo parlato dei Vortigaunt, ovvero di queste creature qua, con queste tipo... C'è qualcosa qui. Ok. Dicevo, avevamo parlato dei Vortigaunt con queste tipo polsiere a mo' di un metallo strano verde e anche un collare, ok? Che potrebbero benissimo essere, boh, per la loro cultura, per la loro società, gioielli, per quello che ne sappiamo, no? Magari si abbelliscono così. Ma se ci fate caso, ce l'hanno tutti. Ce l'hanno tutti uguali, tutti nella stessa maniera. E se ripensate un attimo, loro sono stati i primi che abbiamo visto, no? A parte i prosciuttini sonici e gli headcrab, quelli sono stati i primi indiscussi. Però... Vieni. Vieni, schifezzina, salterina. Ce n'è un altro. Fanno malissimo sti cosi, eh. Cercare cure mediche. Ce n'è qualcuno nell'acqua, penso. Senti, senti. È esploso. Non c'è più. Ora andiamo nell'acqua a vedere se ci sono cure o qualcosa. Comunque, dicevo, indubbiamente i primi nemici che abbiamo visto nel gioco sono stati... Le sanguisughe, no! Sono stati gli headcrab, i prosciuttini sonici, no? A seguire i Vortigaunt. Oddio. Ok, e gli sputacchioni. Ok. Ma solo molto dopo abbiamo visto gli Alien Grunt. E voi direte giustamente, certo, è così perché hanno creato una sorta di curva della difficoltà nel gioco, no? Gli headcrab sono il nemico più semplice da affrontare, poi ci sono i prosciuttini sonici, poi ci sono i Vortigaunt, eccetera, eccetera, e via discorrendo, fino ad arrivare ai Grunt, che, come abbiamo scoperto nello scorso episodio, hanno addirittura un'armatura che li ripara dalle frecce, dai proiettili, e quindi la difficoltà va via via aumentando. Verissimo, il motivo per cui abbiamo trovato i nemici in quest'ordine è indubbiamente questo, dal punto di vista del gameplay. Ma una brava software house, dei bravi sviluppatori di videogiochi, ovviamente collegano, danno priorità al gameplay, ovvero a ciò che è importante per il videogioco, quindi una curva di difficoltà omogenea, che parta da, diciamo, una difficoltà semplice, in modo che il giocatore abbia tempo di imparare i controlli, no? Anche il semplice muoversi, saltare, sparare, prendere confidenza con la reattività dei movimenti, il rinculo delle armi, eccetera, eccetera. E man mano che il giocatore diventa esperto e affronta quella sfida in maniera semplice, quindi in questo caso gli headcrab, aumentare questa sfida sempre di più, sempre di più, sempre di più, in modo da tenere sempre al punto giusto, no? Il livello di sfida e tenere attivo il divertimento del giocatore, perché il divertimento del giocatore si spegne quando la difficoltà è sbilanciata, ovvero o troppo facile o troppo difficile. Questo nella maggioranza dei casi, non è sempre così, però più o meno quando si fa un videogioco a livello di game design si pensa a questa cosa qua, no? Come gestire la difficoltà in maniera lineare per intrattenere il giocatore dall'inizio alla fine dell'opera. Quindi indubbiamente, essendo la cosa più importante, la progressione dei mostri è stata fatta con questo in mente. Ma come vi dicevo, i bravi sviluppatori utilizzano ovviamente questo preconcetto del creare una curva di difficoltà lineare collegandolo però alla storia del gioco. Perché
Anche questo, oggi ci siamo abituati, l'abbiamo visto per esempio in Dark Souls, no? È uno degli esempi più famosi. Perché in Dark Souls quel nemico è lì? C'è sempre una risposta, c'è un motivo per cui quel nemico è lì. Cosa ci fa lì? Ha una sua storia, c'è un perché. Questo crea un'immersività nel giocatore strepitosa. È un qualcosa che conosciamo bene e che oggi quasi stiamo dando per scontato. Dopo l'avvento di Dark Souls, direte voi, no? Perché ha lanciato questa moda e mo' sempre più giochi sono super mega dettagliati, nei minimi particolari danno un senso anche al dettaglio più stupido o inutile o che sembrerebbe non servire a nulla. In realtà questa cosa è nata proprio con Half-Life, perché come vedremo più avanti, io volevo solo in questo caso sottolinearvi questo aspetto, come vedremo più avanti. La progressione dei nemici non è stata fatta così solamente per motivi di gameplay, ma gli è stato affibbiato dietro anche un motivo di storia, di lore, se vogliamo, ok? E questa cosa è una figata perché quando potrò spiegarvela, adesso non posso perché. No, no, non farlo! Ok. Adesso non posso spiegarvelo perché posso solo farvi immaginare come successe a me ai tempi, no? Cosa sono quelle cose verdi che ha addosso? Non lo sappiamo in realtà. In realtà, se non ci si fa bene attenzione, non lo sapremo mai che cosa sono. Ma comunque, più avanti ne parleremo. Quindi tenete bene a mente questo discorso dei nemici, della progressione dei nemici, perché sarà una cosa molto figa che vi dirò più avanti. T'ho visto, sai. Questa non si può muovere, ma possiamo gettarla in acqua. Galleggia? Sì. È morto, ok. Voglio quell'energia. Tanto di proiettili ne abbiamo più che a sufficienza. Energia ripristinata, 30%. Lo sapevo io che mi prendevi. Individuate lacerazioni di minore entità. Siete che atmosfera, no? Adesso c'è questa bellissima parte nell'acqua dove io non ricordo se ci fosse o meno la sorpresa. Ma vista l'atmosfera e la quantità di acqua, secondo me qui sotto c'è la sorpresa, quel pesciaccio schifoso che non è uno squalo, non è un dinosauro, non è un mostro, non si sa bene cos'è. C'è. Lo sapevo io! L'infartino proprio. L'infartino. E non lo si vede da qui. Mannaggia la miseria. Comunque ho veramente problemi grossissimi con la mira di questo gioco. Per colpa di come si muove il tutto, no? Che vi avevo detto che sembra di pattinare sul ghiaccio. A proposito, quando vi ho detto che sembrava di. Ma mi viene in mente le cose di mesi fa. Quando vi ho detto che il movimento sembra di pattinare sul ghiaccio, vedete? Quando io lascio il tasto, guardate, lascio. Vedete che continua a muoversi? Lascio. Cioè. Sembra proprio di essere sul ghiaccio, si scivola. Mi è stato chiesto giustamente, ma perché? Perché io vi avevo detto, è così che andava nei giochi anni 90, era una forma di movimento che era utilizzatissima in tantissimi FPS in prima persona di quel tempo lì. In realtà neanche tanto, alcuni anche in terza persona avevano questa roba che sembrava di pattinare nel ghiaccio. Mi è stato chiesto, insomma, perché? Ok che la usavano tutti, ma perché? Questa è un'ottima domanda a cui io mi ero dimenticato di rispondere, di darmi una risposta. E la risposta in realtà è semplicissima quanto curiosa, perché era il metodo che si utilizzava in quegli anni lì, perché tecnologia permettendo non si poteva fare molto di più, era il metodo che si usava in quegli anni lì per simulare l'inerzia. Perché quando noi nella realtà ci muoviamo, no? Se io corro, vedete, io sto correndo adesso. Se voi nella realtà correte in un corridoio e volete smettere di correre, non è che vi fermate istantaneamente lì, no? Tipo, fermo, no, un pochettino, dato che avete preso spinta, questa è fisica, sono le basi della fisica, dato che avete una forza, state una spinta verso una direzione, ci vuole una forza altrettanto forte per fermarvi, altrimenti voi continuate, ok? Certo, c'è la forza di gravità che implica un attrito, eccetera, eccetera. Noi non siamo qui a fare fisica, ok? Lo devo sempre specificare perché poi arriva quello che deve fare il professorino.
molti di noi sappiamo bene come funzionano queste cose, non è qui il posto per approfondirle a livello scientifico. Quello che ci importa sapere è che nella realtà tu non ti puoi fermare di botto, perché la spinta che hai accumulato continua, no? A tirarti avanti, anche se in realtà tu voglia fermarti. Questa cosa è importante in un videogioco, perché se non c'è l'inerzia tu puoi fare delle cose assurde. Già che si possa fare questo, guarda che roba, questo è incredibile. Farlo nella realtà richiede di essere allenati ed è molto stancante fare una cosa così. Quindi già qui abbiamo un'inerzia enormemente fallace e poco realistica, però comunque vada, c'era. A quei tempi non c'era un modo efficiente per simulare l'inerzia, quindi il migliore che venne trovato, ripeto, non da Half-Life, ma questa roba veniva utilizzata in tantissimi videogiochi, era proprio quello di creare, no, questa decelerazione. Dal momento che si lascia il tasto del movimento c'è questa decelerazione lenta e graduale, che però sì, simula l'inerzia, ma in realtà quando lo si gioca dà proprio l'idea di star pattinando sul ghiaccio costantemente, proprio si sente che si pattina sul ghiaccio. Oggi come oggi ci sono esempi molto migliori di inerzia, soprattutto se vi interessano i videogiochi in prima persona. Ant Showdown secondo me ha tra le migliori inerzie che abbia visto in un videogioco in prima persona. Ma adesso basta cianciare. Questa la dovevo dire perché mi era stata chiesta e nei mesi me ne ero completamente dimenticato di spiegarvi perché si pattina nel ghiaccio in Half-Life. Vediamo di... L'è fregato. Vediamo di avere a che fare con quel bestione lì. Perché comunque vada, lui è proprio qui, eh. No, no, lasciamolo perdere, lasciamolo perdere. Se possiamo evitare, lasciamolo perdere. Qui mo ci spappoliamo. Veloci, 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 veloci. Mi sono incastrato. Ok. Sanguisughe. Ai, 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 ai. Che malignità. Solo una boccatina d'aria perché poi ci si cuoce. No. Non ho fatto in tempo a cambiare arma. Ok, rifacciamolo per bene. Da qui. Perfetto, giù. Non riprendiamo fiato perché ci cuociamo. Prendiamo questo. Ok, tempismo perfetto. È andata, che è una meraviglia. Questo è ancora più pericoloso. Vai via. Ammazzare le sanguisughe sott'acqua con un piede di porco è il colmo. Ok. Lui dovrebbe essere al di là. Perfetto, sì. Per fortuna non abbiamo attivato la mitragliatrice, altrimenti qua ci avrebbe fatto male. No, non attivare! Maledetto, maledetto. Questo è difficile da rompere con le granate. Ok, questa è andata. Quello laggiù dovrebbe essere morto. Sì, magnifico. Missili a non finire. Pure il lanciarazzi. In tal caso l'avessimo missato fino ad ora, ma credo proprio che anche volendo è impossibile mancarlo fino a questo punto del gioco. Facciamo un F6, ma... Oddio. Mi serve lo shotgun. Alla faccia, quello è stato il carro, sai. Aia. Madonna, che precisione. Ma perché non sto facendo... Basta queste granate. Maledetto. Di qua. Ce la faremo mai con gli HP proprio. La mitragliatrice non spara più. Ecco fatto. Ma perché non sto zitto io? Ma perché?
due me ne hanno tirate. Non so come ha fatto a mancarmi, ma l'ha fatto. Facciamo così. Qui non dovrebbe riuscire a colpirmi. Vediamo quanti missili ci vogliono. Di sotto ne abbiamo altrettanti. Ok. Andiamo a ricaricarci. Non si sa mai che ci possano servire. Basta usare la testa a volte. Quando uno si fa prendere dal panico, poi agisce l'impulso. Quando c'hai... Guarda qua, è perfetto proprio. È fatto appostissimo. Facciamo un F6. Maledetta te. Forza. Non è una cosa furba prendere l'ascensore con le bombe che cadono, ma non abbiamo altre alternative. Perlomeno così torniamo sotto. No, non cadere. Ok, non è caduto. Qui però ovviamente si... Aia, si è spaccato tutto. E questo liquido radioattivo sta fuoriuscendo. Maledizione. Qui il problema è che l'inerzia, ovvero il pattinamento sul ghiaccio, dà veramente tanto fastidio. A parte quell'energia laggiù, non credo che abbiamo motivo di andarci. Che ci faremo più male che altro. Passiamo accovacciati, così che si pattina meno. Shh. Shh. Ce la facciamo un stealth. Forse erano solo loro due? Forse erano solo loro due. Qua c'è il putiferio. Ok, lasciamoli scannare tra di loro. Controlliamo qua. Oh oh, c'è qualcosa di grosso. Un altro Garghi, mi sa. Mi sa un altro Garghi. No, è semplicemente guerriglia. Oh 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 oh. Ah sì? Guarda quello dove mi si è messo. Ho visto, sai. Queste cose non si bucano. Sono finiti? Speriamo un'altra cannonata laggiù per precauzione. Non arriva nessuno. Sono finiti, mi servono cure. Madonna, mi sono ridotto qua. Siamo full di questa... dell'energia di quest'arma qua. Quindi dovremo... Oh, dimmi che ci sono cure qui, ti prego. No, però ci sono missili. Dovremmo usare un po' quest'arma, perché siamo veramente pieni e qui ci sono ben due casse. Anzi, due batterie, perché questa è un'arma a energia. Ma dopo... questa figata pazzesca con il quello che sembra un M1 Abrams, un carro armato americano proprio moderno, bello. Non so se è quello sinceramente, perché forse, o forse sì, perché sembra proprio quello. Comunque, con questo bellissimo carro armato modernissimo, che sia un M1 Abrams o no, non ci importa nulla. Noi ci fermiamo qui e ci vediamo nella prossima puntata, dove forse ci sarà
dico forse perché non sono sicurissimo che accada nel prossimo episodio o in quello dopo, ma ci sarà un risvolto parecchio interessante che, diciamo, scozzerà un po' le carte in tavola. Alla prossima.